Gli Istri in Istria. Questo è il titolo di una mostra del Museo Archeologico di Pola, ospitata al Museo Winckelmann di Trieste, che propone al visitatore di conoscere un popolo, una cultura, che ha contribuito a formare l'antichità dello spazio nord-adriatico. Frammenti di oggetti, strumenti e ornamenti che raccontano la quotidianità degli Istri. Gli Istri erano quel popolo che è vissuto in Istria, che infatti è la penisola che prende il nome da questo popolo, che arriva intorno al XII secolo. Viene dall'Europa centrale, dall'area danubiana. Lo sappiamo perché se prima in Istria, che era già abitata, si viveva sui castellieri, si seppellivano i defunti inumati. Con l'arrivo degli Istri si portano dietro una cultura della cremazione. Gli Istri vivevano nei castellieri. Avevano delle grosse mura difensive fatte con mucchi di accumuli di pietre e all'interno sappiamo pochissimo perché le abitazioni erano di legno. Gli archeologi e gli storici non sanno nulla della lingua parlata dagli Istri. Gli Istri non ci hanno lasciato scrittura, non conosciamo la loro lingua, a differenza dei loro vicini, i Veneti. Degli Istri noi abbiamo la testimonianza degli storici greci dal V secolo a.C. e romani. Appunto sono loro che li chiamano Istri e soprattutto in periodo romano, siamo nel momento della conquista, che si concluderà nel 177 a.C. con la sconfitta totale degli Istri che si erano chiusi all'interno dell'ultima roccaforte a Nesazio, che è il grande castelliere a 10 km da Pola.